Sindaco Fanfani, allora, saldata l'azienda Salini che ha lavorato nella struttura del centro affari, lei ha mediato, lei è stato il vero protagonista di questa ricompattamento fra le parti, ora si pensa a fare, come ha detto lei in conferenza stampa, a far funzionare questa baracca. No, non sono solo io, sono stato assieme al Presidente della Camera di Commercio e al Presidente della Provincia, senza i quali non si sarebbe potuto chiudere questa operazione. Abbiamo pagato l'impresa Salini, abbiamo condiviso l'opportunità di separare le due società, cioè l'immobiliare dalla gestionale, attraverso varie forme che vedrà il Consiglio di Amministrazione, ma l'obiettivo è quello di rendere chiarezza tra le contabilità, di modo che si sappia quello che spende e quello che guadagna o quello che perde. Questo lei l'ha detto a voce alta. L'ho detto fin dall'inizio e realizzato questi due obiettivi non ho più motivo per avere nessuna forma se non di collaborazione ampia con tutti gli altri soggetti. Fatta questa premessa ci siamo messi a tavolino, abbiamo ragionato sul futuro, è corretto che la gestione spetti al sistema economico perché è uno strumento del sistema economico, il Comune l'appoggerà in tutti i modi e a questo fine abbiamo messo come vicepresidente Colangelo che è un esperto di risanamento aziendale. Ex assessore, con lei, lei sì. Proprio ha puntato su Colangelo perché è un professionista del settore. È un professionista che si occupa di risanamento aziendale, è uno specialista della materia e nessuno meglio di lui, per quelli che ovviamente conosco io e dei quali mi fido, poteva assolvere questo compito.